Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. I'm delighted to be able to continue on the marvelous subject, raising your hopes. Sono contento di poter continuare in questo soggetto che il Signore mi ha dato, fare crescere la nostra speranza. I really believe if you take this message to heart, it will enhance your life. Se voi prenderete questo messaggio veramente seriamente, potrà veramente cambiare la vostra vita. And you will rise to a new level of living. E voi crescerete a un nuovo livello di vita. I know what it is to have my hopes dashed. Io so cosa vuol dire perdere la speranza. But I know what it is to have a restoration. Ma so anche cosa vuole dire avere una restaurazione della fede. So that's why we share this with you. Ecco perché noi lo condividiamo con voi. And I hope you'll share it with others. E spero che voi condividiate questo messaggio con altri. If possible, take some notes of the scriptures. Prendete note delle scritture che vi darò. Because his word's alive and active. Perché la sua parola è viva e attiva. His word builds you up and renews you. La sua parola vi rinnova e vi fa crescere. And so we looked at Romans chapter 5 verse 1 through 5. Abbiamo guardato Romani 5 versetto dall'1 al 5. Where it tells us there, dove ci dice, we are justified by his grace. Noi siamo giustificati dalla grazia. By faith. Per fede. Wherein we stand. Ed è lì che siamo. Why are we justified? Perché siamo giustificati? It tells us in the previous chapter. Ci dice nel capitolo precedente that Jesus was delivered for our offenses, che Gesù è stato liberato per le nostre offese, and raised again for our justification. Poi è stato è risorto per la nostra giustificazione. So Jesus took the paid the price for our offenses. Gesù ha pagato il prezzo per le nostre offese. He paid it all. Ha pagato per tutto. So all we have to do is receive by faith. Tutto ciò che dobbiamo fare è ricevere per fede. His grace and his forgiveness. Dobbiamo ricevere la sua grazia e il suo perdono. And our faith and hope will rise. E la nostra fede e la nostra speranza cresceranno. And we will go forward. E noi andremo avanti. 1 Corinthians 3 verse 10 says. Prima Corinzi 3 versetto 10 dice. To take heed how we build. Di stare attenti come noi costruiamo. You read the whole story. Leggete tutta la storia. Take heed how you build. Guardate come costruite. That we're building on the right foundation. Dovete costruire nelle fondamenta giuste. The foundation of Jesus and his word. Il fondamento di Cristo e della sua parola. Our hopes are not in our efforts or our religious performance. La nostra speranza non è nei nostri sforzi o nelle nostre performance religiose. But only by grace are we saved through faith. Ma solo per grazia noi siamo salvati per fede. And the scripture tells us. E la scrittura ci dice. That all who come to him. Che tutti coloro che vanno a lui. He will in no wise cast out. Lui non li manderà mai fuori. So hope begins when the truth is known. La speranza inizia quando conosciamo la verità. So get to know the truth of your salvation. Perciò cominciate a comprendere la verità della vostra salvezza. Meditating in the word. E meditate sulla parola. So hope is developed or destroyed. Perciò la speranza è sviluppata o distrutta. Depending on where your focus is. Dipendendo da dov'è la vostra attenzione. So keep your focus on the word. Perciò mantenete la vostra attenzione sulla parola. Keep a strong relationship with Jesus. Mantenete una relazione forte, potente con Gesù. Spending lots of time praising and thanking him. Passate molto tempo lodando, benedicendo il Signore Gesù. As well as praying and asking him for things. E pregando e chiedendo al Signore. And then we mentioned Hebrews 11. Poi abbiamo menzionato Ebrei 11. Verse 1 through 3. Dall'1 al 3. Says faith is the substance of things hoped for. Fede è la sostanza di cose che si sperano. The evidence of things not seen. È l'evidenza di cose che non si vedono. So faith comes alive. Perciò la fede diventa viva. Because we see hope. Perché noi vediamo la speranza. Of what we're asking God for. No, di quello che noi chiediamo al Signore di fare. When we see a vision of what we hope for. Quando noi vediamo una visione di quello che noi speriamo, it produces faith. Produce fede. And our hopes rise. E la nostra fede cresce. For example, in the book of Hebrews, which I just referred to. Ad esempio nel libro degli Ebrei di cui abbiamo parlato ora. In chapter 11 it says that. In capitolo 11 dice. They obtained a good report. Che ebbero dei buoni rapporti. Now these people lived in a time of persecution. Ebbero delle buone notizie perché queste persone vivevano in tempo di persecuzione. Some were
Some were martyred, some were sawn asunder. Alcuni sono martiri, alcuni furono segati, segati. But the Bible says they obtained a good report. Ma dice, ebbero delle buone notizie. In the worst times you could live. Nelle peggiori momenti in cui poterono vivere. So the key to life is focusing on the good report. Perciò la chiave della vita è di mettere la nostra attenzione sui buone notizie. That Jesus took our grief and our guilt. Che Gesù ha portato, ha preso i nostri dolori e i nostri peccati. He bore our griefs and carried our sorrows. Lui ha portato tutto quanto, ci ha portato alla salvezza. I remember years ago when we had a big street meeting. Mi ricordo alcuni anni fa avevamo un incontro sulla strada molto importante. It was in a town just 25 miles from Belfast. In una città distante 25 miglia da Belfast. And we had a group with us singing and worshiping the Lord. Avevamo un gruppo con noi che cantava e lodava il Signore. Crowds of people gathered around. Moltissima gente è venuta su questa strada. And we were able to share the love of God. E siamo stati messi nella condizione di condividere l'amore di Cristo. Share the way of salvation. E la salvezza del Signore. I remember a young man who stood up and sang a song. Io mi ricordo di un ragazzo che si è alzato e ha cominciato a cantare una canzone. It was based on Isaiah 53. Basata su Isaia 53. And he sang. E cantò. Speaking of Jesus. Parlando di Gesù. He was wounded for our transgressions. È stato battuto per le nostre trasgressioni. He was bruised for our iniquities. E per le nostre iniquità. Surely he bore our sorrows. Perciò ha portato anche le nostre tristezze. And by his stripes we are healed. E per le sue lieviture noi siamo guariti. The presence of the Lord was so mighty. E la presenza del Signore allora fu così potente. On another occasion we had a big outreach in a street in Hollywood, County Down. E un'altra volta abbiamo fatto questa campagna evangelistica sulle strade a Hollywood nella nel County Down. The whole street was filled with people. La strada si riempì di persone. And people rejoiced. E le persone as they heard the good news. Si rallegrarono perché ascoltarono la buona novella. God is working. Perciò Dio opera. Everywhere his word is honored. Dove la sua parola è onorata, ovunque. Yes, we'll have struggles. Certo, noi avremo delle prove. You may have heard me say before. Forse mi avete sentito dire prima. Trouble is inevitable. I problemi sono inevitabili. But misery is optional. Ma la miseria è opzionale. We do have trouble. Noi abbiamo dei problemi. But Jesus said, ma Gesù dice, in the world you will have tribulation. Nel mondo avrete tribolazioni. But be of good cheer. Ma fatevi animo. I've overcome the world. Io ho vinto il mondo. We had trouble. Noi abbiamo dei problemi. In the streets of Northern Ireland. Abbiamo avuto grandi problemi nelle strade dell'Irlanda del Nord. We also saw the presence of God in the streets of Northern. Ma abbiamo visto anche la presenza di Dio nelle strade dell'Irlanda del Nord. And we kept scattering the seed through all the colors. E noi abbiamo colors. Continuato a seminare il seme della parola. Yes, people were being bombed and blown to pieces. Sì, ci sono state tante bombe, tante persone uccise. People were being murdered night after night. Persone venivano uccise tutte le notti. But by the grace of God we were kept. Ma per la grazia di Dio noi siamo stati salvati. And we continue to share. E noi continuiamo a condividere. Words that bring hope. Le parole che portano speranza. That the troubles would end. Che i problemi finiranno. That the will of God is permanent. Ma la volontà di Dio è per sempre. Everything else is temporary. Tutto il resto è temporario, temporale. In today's Northern Ireland it's a different scene altogether. E ora nell'Irlanda del Nord c'è un'atmosfera molto diversa. God has given us quite a lot of peace. Dio ci ha dato grande pace. Yes, there's still some trouble, but it's certo, ci sono ancora dei problemi. Very small in comparison. Ma molto piccoli paragonandoli a quelli di una volta. And we're praying and the churches are praying for a spiritual awakening. E noi preghiamo nelle chiese affinché ci sia un risveglio spirituale. And God honors the prayers of his people. E Dio onora la preghiera del suo popolo. So we have a good report. Perciò abbiamo una buona notizia. The Bible also says in that same chapter, Hebrews 11. La Bibbia ci dice anche nello stesso capitolo di Ebrei 11. That our worlds are framed by the word of God. Che il mondo è stato costruito secondo la parola di Dio. In fact, it says we understand that by faith, by the word, worlds were framed. Noi sappiamo che per fede il mondo è stato creato. When God per la parola di Dio. At the very beginning in the book of Genesis. Nel libro di Genesi all'inizio dice. He said, "Let there be light," and there was light. Ci sia luce, ci fu luce. So he spoke into being.
Perciò lui parlò sulle cose che erano. This whole world. E questo intero mondo. So God's word is powerful. Perciò sappiamo che la parola di Dio è potente. Creative power in the world. È una parola creativa nel mondo. So speak the word into being in your home. Perciò parlate e pronunciate parole giuste nella vostra famiglia. Just say, my family are blessed. E dite, la mia famiglia è benedetta. We are protected by the grace of God. Noi siamo protetti dalla grazia di Dio. We have the mind of Christ. Noi abbiamo la mente di Cristo. Even though it may not look like it at the moment. Anche se non sembra così al momento in cui pronunciate questa parola. The scripture says, "Let the redeemed of the Lord say so." La scrittura dice che i redenti del Signore si alzino e dicono questo. And in Joel 3 verse 10 it says. In Gioele 3 versetto 10 dice. Let the weak say, "I am strong." Che i deboli dicono sono forte. So we need to speak the word. Perciò noi abbiamo bisogno di pronunciare la parola. Over our own lives. Sulla nostra vita, over our family, sulla nostra famiglia, over our community, sulla nostra comunità, because the word gains preeminence, perché la parola di Dio è preeminente, when we speak it, quando la proclamiamo. The devil speaking his words all the time. Il diavolo pronuncia la sua parola in ogni momento. He's speaking hatred and bitterness. Lui parla di odio, di tristezza, di amarezza. He's highlighting the jealousy and the pride. Lui mette in evidenza la superbia e la gelosia. But we as God's people, ma noi, come uomini di Dio, we should be speaking life. Noi dobbiamo proclamare vita. We should be speaking mercy. Noi dobbiamo proclamare misericordia. We should be speaking forgiveness. Dobbiamo proclamare perdono. Because we have a good report. Perché noi abbiamo una buona notizia. And we are framing our world. E noi costruiamo il nostro mondo. By the words we speak. Dalle parole che noi pronunciamo. In Acts chapter 20 verse 32. In Atti 20 versetto 32. It says the word is able to build you up and give you an inheritance. La parola è capace di costruirvi, di darvi una eredità. So when you let the word take preeminence in your heart. Quando la parola di Dio ha la preeminenza nel vostro cuore. It builds you up. Vi costruisce, vi dà un aiuto. In the natural. Nella vita naturale. If you're physically run down. Se tu hai un collasso fisico. And in poor health. E hai una salute povera. Sometimes the doctor will give you a tonic. Forse qualche volta il dottore vi dà un tonico. Or medicine. O una medicina. To help build you up. Affinché voi possiate rafforzarvi. But it won't do you any good if you let it remain in the bottle. Ma non farà nulla questa medicina se voi la lasciate nella bottiglia. You have to take the medicine. Dovete prendere la medicina. You have to take what the tonic is to help you with. Dovete prendere questo tonico affinché possiate rafforzarvi. And then it will build you up. E allora vi rafforzerà. And here is the key. E qui c'è la chiave. Hope arises when we take the medicine. La speranza cresce quando noi prendiamo la medicina. And say what God says. E diciamo e pronunciamo ciò che Dio dice. Also in Jude chapter 1 verse 20. Giuda 1:20. It says, "Build yourselves up in your most holy faith." Rafforzati nella fede. Praying in the Holy Ghost. E prega nello Spirito Santo. So we can pray in the Spirit. Perciò noi possiamo pregare nello Spirito. That means praising and worshiping the Lord. Questo significa dobbiamo lodare e benedire il Signore. Yes, it means praying in our own language. Sì, dobbiamo pregare nelle nostre lingue. Making our requests known to God. Dobbiamo portare le nostre richieste davanti a Dio. And especially with thanksgiving. E specialmente ringraziandolo. But it also, I believe, it refers to praying in the heavenly language. E naturalmente per il credente si può parlare anche nei linguaggi celesti. The Holy Spirit prays through us. Lo Spirito Santo intercede per noi. And we pray in the heavenly language. E noi parliamo nei linguaggi celestiali. And it builds us up. E ci rafforza. In our most holy faith. Nella nostra fede. Praying in the Holy Ghost. Pregare attraverso lo Spirito Santo. And the scripture also tells us. E la scrittura ci dice anche. Colossians 2 verse 7. Colossesi 2 versetto 7. That we're rooted and built up in him. Radicati e fermi in lui. So we're rooted in Christ. Noi siamo radicati in Cristo. We're a branch of the vine. Noi siamo parte della vita, siamo. And the same life that flows. Un ramo. Through the vine. È la stessa vita che c'è nella vite. Flows through the branch.
arriva a noi rami. So we're rooted and built up in him. Noi siamo perciò radicati in lui. And then in 1 Corinthians chapter 3 verse 9, e in 2 Corinzi 2 versetto 9, it says you are God's building. Voi siete la casa di Dio. God has called us his temple. Lui ci ha chiamato il suo tempio. He lives in us. Lui vive in noi. When you receive Jesus, he comes into your heart. Quando voi ricevete Gesù, lui viene nel vostro cuore. And the Holy Spirit comes in. E lo Spirito Santo entra. When you receive the baptism of the Holy Spirit. Quando voi ricevete il battesimo dello Spirito Santo. So remember. Ricorda però. You have so much going for you. C'erano tante cose meravigliose davanti a te. So don't talk about what's against you. Non parlare mai di quello che è contro di te. Talk about who's for you. Parla di chi è per te. And Paul said. E Paolo dice. If God be for you, who can be against you? Se Dio è per te, chi può essere contro di te? That's at the end of the book of Romans, chapter 8. Fine di Romani, capitolo 8. If God be for you, se Dio è per te, who can be against you? Chi può essere contro di te? We know that Paul suffered beatings. Noi sappiamo che Paolo soffrì moltissimo. He was left for dead. Lo picchiarono, lo lasciarono mezzo morto. He was imprisoned. È stato imprigionato. He was forsaken. È stato dimenticato da tutti. He was in perils of the sea. È stato addirittura in pericolo sul mare. In perils of false brethren. In pericolo di false accuse di falsi fratelli. But he said in all these things, ma lui dice in tutte queste cose. We are more than conquerors. Noi siamo più che conquistatori. Through Jesus who loves us. Attraverso Gesù che ci ama. And gave himself for us. E ha dato se stesso per noi. And then it tells us. E poi ci dice. In Luke 18 verse 1. In Luca 18 versetto 1. Men ought always to pray and not to faint. Le persone dovrebbero sempre pregare e non essere deboli. Do not give up. Non cedere. And prayer will help you to stay strong. Perché la preghiera ti aiuterà ad essere forte. So let me give you a few key points. Voglio darvi alcuni punti. Number one. Numero uno. Hope comes through identity. La speranza viene attraverso l'identità. When we know that we belong to Jesus. Quando noi sappiamo che noi apparteniamo a Gesù. That we are in Christ. Che noi siamo in Cristo. And he is the one that's preserving us. E lui è colui che ci preserva. We're not depending on ourselves. Noi non dipendiamo da noi stessi. Our faith is in the Lord. Perché la nostra fede è nel Signore. Hope comes. La speranza arriva. Through identity. Attraverso l'identità. When we know who we are. Quando noi sappiamo chi siamo. It alters how we act. E allora noi opereremo secondo quello che siamo. And in Colossians 1:27, in Colossesi 1:27, it says Christ in you, the hope of glory. Cristo in voi, speranza della gloria. So when you have Christ in your heart, quando hai Cristo nel tuo cuore, you have hope. Tu hai speranza. Not only of this life on earth, but in heaven. Non solo in questa vita sulla terra, ma in cielo. Because the Scripture tells us in John's Gospel. Perché la Scrittura ci dice nel Vangelo di Giovanni. That to as many as receive Jesus. Che coloro che ricevono Cristo. To them give you power. Sarà data potenza. To become the sons of God. Per diventare figli di Dio. If you've received Jesus. Se tu hai ricevuto Gesù. You're in the family. Tu sei nella famiglia. As John chapter 1 verse 12. Come Giovanni 1 versetto 12 so remember, ci dice. You have all the benefits of the family. Perciò ricordati che tu godi di tutti i benefici and della famiglia. He gives you a big inheritance. E lui ti dà una grande eredità. Far greater than any earthly inheritance. Molto più grande di qualsiasi eredità terrena. So rejoice in that. Perciò gioisci di questo. The Bible says in Romans 14:19. La Bibbia ci dice in Romani 14:19. To follow the things that make for peace. Di seguire le cose che sono state fatte per la pace. And the things that would edify each other. E le cose che edificano l'un l'altro. And the 17th verse it says. E nel versetto 17 dice. The kingdom of God is not meat and drink. Il regno di Dio non è mangiare e bere, but righteousness, peace and joy, ma giustizia, pace e gioia in the Holy Spirit. Dello Spirito Santo. So it's not about external things. Non è. It's not about food and drink. Cose esterne come il cibo o il bere. It's not about your natural possessions. Non è come le possessioni naturali che possiamo avere. The kingdom of God. Il regno di Dio. Is righteousness. È giustizia. Peace. Pace. And joy. E gioia. So you have right standing with God. Perciò tu hai puoi stare davanti a Dio. Because he gave you the gift of righteousness. Perché ti ha dato il dono della giustizia. And in 1 Corinthians 15:19, in 1 Corinzi 15:19, it says, Paul said, if in this world or only in this life we have hope, we're of all men most miserable.
Noi abbiamo nel mondo, abbiamo speranza solo in Cristo, altrimenti tutti gli uomini saranno miserevoli. So we have hope beyond this life. Perciò noi abbiamo speranza oltre questa vita. Life does not end when you breathe your last on this earth. La vita non termina quando tu esali l'ultimo respiro in questa terra. If you're born again, you go straight into the presence of Jesus. Se tu sei nato di nuovo, tu vai direttamente alla presenza di Gesù. If you're not born again, se tu non sei nato di nuovo, the Bible says hell is real. La Bibbia ci dice che l'inferno è vero. And if we haven't accepted the only Savior, e se noi non abbiamo accettato l'unico Salvatore, we don't have eternal life. Non abbiamo la vita eterna. And we're lost. E siamo perduti. Forever and ever and ever. Per sempre, sempre, sempre. So it's so important. Perciò è molto importante to make sure you're right with God. Che vedere che siamo giusti davanti a Dio. Number two, very quickly. Numero due, molto velocemente. Hope grows in the right environment. La speranza cresce nell'ambiente giusto. So when we live in an atmosphere of peace and faith, quando noi viviamo in un'atmosfera di pace e di fede, hope will grow. La speranza cresce in the right environment. Nell'ambiente giusto. Just as certain fruits doesn't grow in a cold environment. Così come molti frutti non possono crescere in un ambiente freddo. But we can import them from countries that are warm or ma possiamo importarli da paesi che sono caldi, like bananas and so forth. Come banane e altre. So hope grows in the right environment. Perciò anche la speranza cresce nell'ambiente giusto. So create a good environment in your home. Perciò create un buon ambiente nella vostra famiglia. And hope will grow. E la speranza crescerà. And the scripture says in Galatians 6, verse 7. La scrittura ci dice in Galati 6:10. Whatever a man sows, that will he also reap. Ciò che tu seminerai sarà quello che raccoglierai. So arrest those negative thoughts. Cioè allontana i pensieri negativi. And take them captive to Jesus. E mettili, sottomettili, problemi a Gesù. Number three. Prigionieri a Gesù. Numero tre. Hope builders transform generations. Coloro che hanno speranza trasformano le generazioni. When we have people of hope. Quando noi abbiamo persone di speranza, people who live out the life that Jesus called them to, persone che vivono secondo la vita che Gesù Cristo ha detto di vivere, we will see transformation in our generation. Noi vedremo la trasformazione nella nostra generazione. That's why we cannot be silent in this day. Ecco perché noi non possiamo essere silenti in questo but giorno. Let the kingdom influence. Ma dobbiamo permettere all'influenza del regno. Let it radiate everywhere you go. Di andare con noi ovunque andiamo. Let hope arise. Che la nostra speranza cresca. The scripture says in Psalm 78 verse 7. Salmo 78 versetto 7 dice la scrittura. That your children are to set their hopes in God. Che i figli devono mettere la loro fiducia in Cristo. That will happen as you share the word with them. Questo deve succedere quando voi condividete la vostra parola, la parola di Dio con i figli. Show them the high way of living. Mostrate ai vostri figli la strada della vita di Dio. The devil has nothing to offer. Il diavolo non ha nulla da offrire. He will only kill, steal and destroy. Il diavolo vuole solo uccidere, distruggere e rubare. But the Bible says in James 1:17. Ma la Bibbia ci dice in Giacomo 1:17. Every good gift and every perfect gift. Ogni buona opera ed ogni perfetta opera. Comes down from the Father of lights. Viene dal Padre della luce. With whom there's no variableness. Nel quale non c'è variazione. Nor shadow of turning. E non ci sono ombre. So surround yourself with hope builders. State con persone che creano speranza. And you will have a great life of victory even in the midst of trouble. E voi avrete una grande vita di vittoria anche nel mezzo di tante tempeste. And Ephesians 1:18. Efesini 1:18. Exhorts us to know. Ci esorta a conoscere. What is the hope of our calling? Qual è la speranza della nostra chiamata? And it says a lot more as you read it for yourself. E dice molto di più se voi lo leggerete da soli. So know why you're on this earth. Perciò sappi perché tu sei su questa terra. Know what your purpose is. Devi sapere qual è il tuo scopo. Know the hope of your calling. Sai, devi sapere qual è la speranza della tua chiamata. And the scripture says in Hosea 2:15. E in Osea 2:15 ci dice la scrittura. And even in the valley of weeping there is hope. Anche nella valle del pianto c'è speranza. So if you have a struggle at the moment. Perciò se tu in questo momento hai dei problemi, hai delle lotte nella tua vita. Keep singing and keep praising. Continua a cantare, continua a lodare. Keep worshiping. Continua a lodare.
Keep your hopes alive and growing. Mantieni la tua speranza viva e in crescita. 1 Timothy 6:17. Prima Timoteo 6:17 ci dice. It says he gives us all things richly to enjoy. Ci dà tutto quanto finché noi possiamo goderlo. And in Proverbs 23:7. E in Proverbi 23:7. He says, as a man thinks, so is he. L'uomo, come l'uomo pensa, così lui è. So watch how you think. Perciò attenzione cosa pensi. Let your hopes build. Che la tua speranza cresca. Raise your hopes. Alza, rialza la tua speranza. By developing relationship with Jesus. Abbi una relazione ancora più importante con Gesù. Sviluppala ogni giorno. Meditating on His word. Medita sulla sua parola. And by fellowshipping with other believers. E fai comunione con altri credenti. So now I invite you to come to Jesus today. Ora io vi invito a venire a Gesù oggi. I'm going to pray for other needs in a moment. Voglio pregare per altri bisogni fra un momento. If you're watching today and you haven't got assurance of salvation, ma se tu guardi oggi e non sei sicuro della tua salvezza, just simply say these words from your heart. Di queste parole col tuo cuore. Say, oh God, I come to you in Jesus' oh, name. Gesù, oh Dio, io vengo a te nel nome di Cristo Gesù. I acknowledge I'm a sinner. Io riconosco di essere un peccatore. I know I cannot save myself. Io so che non mi posso salvare da solo. But today I repent of my sin. Ma oggi mi pento dei miei peccati. I receive you as my Savior. Ti ricevo come mio Salvatore. I confess that you are my Lord. Io confesso che tu sei il mio Signore. I confess you died and rose again. Io confesso che tu sei morto e risorto. And by your grace I live for you for e per la tua grazia io voglio vivere tutta la mia vita per te. Now I speak healing over you. Ora io pronuncio parole di guarigione su di te. Blessing and peace over you. Pace e benedizioni su di te. This is a new day, a new beginning. Questo è un nuovo giorno, un nuovo inizio. So let your hopes be raised. Perciò che la tua speranza cresca. God has a great future. Perché Dio ha un grande futuro per in te. Jesus name. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. So do you ask for a copy? Chiedi una copia di questi libretti. Di fare crescere la speranza. We have many other ne abbiamo tanti altri. Hope builders as well. Tanti altri libretti. Read it and meditate upon it. Leggili, meditali. Let us know you saw the program. Facci sentire, facci capire che hai please ascoltato il programma. Pray for us. Prega per noi. You send us your prayer request. Mandici le tue richieste di preghiera. We promise we will pray for e you. Noi ti promettiamo che pregheremo per te. And if you can support the ministry, do so. E se tu puoi supportare il ministero, fallo. Even if you can't afford it, do it by faith. Anche se non puoi dare nulla, nulla fallo per fede. God will give you a harvest of what you sow. E Dio ti darà un grande raccolto di quello in che tu semini. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. For more information on today's program, contact us today. CCN 547 Antrim Road, Belfast, County Antrim, Northern Ireland. BT 15 3BU. Telephone 02890 779 552. Email ccn@ccnorg.com. Check us out on Facebook and YouTube, and visit our website ccnorg.com.